gara particolarmente sentita da tutte e due le tifoserie, questa è una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. Gara che sulla carta può regalare emozioni, rimanete con noi. Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Benvenuti all'ascolto di questa sfida, con me ovviamente sempre Lele Adani. Torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze. Vedremo se le due squadre sapranno offrirci uno spettacolo all'altezza della loro tradizione, vorranno regalare una gioia ai molti tifosi. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io, come al solito, ci credo. A metri a disposizione. C'è la respinta del portiere, si gioca. Pericolo sventato. Milan che ha cominciato il match col piglio giusto, eh? I rossoneri potevano già essere sopra di uno se il portiere non si fosse opposto da campione alla conclusione precedente. Vediamo con l'aiuto della grafica l'11 di partenza. 4-3-3 classico il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Sfugge la marcatura. Leao! Era una chance importante questa del Milan. Si rimane sullo 0-0. Non si possono fallire certe occasioni. Da lì doveva almeno prendere la porta. Ecco l'11 di partenza del Milan. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Una vigilia movimentata per Kier, protagonista sulle prime pagine delle principali testate sportive. È ufficiale, appenderà gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. Una decisione che immagino non sia stata facile per uno come lui, che ha trascorso tutta la vita sul campo da calcio. Arriva questo momento nella carriera di ogni giocatore, di ogni atleta. Arriva il momento di dire basta per dedicarsi ad altro. Noi non conosciamo i motivi di questa scelta, se c'è qualche acciacco fisico o più semplicemente anche la voglia di iniziare, perché no, una nuova avventura, e noi dobbiamo rispettarla. Prende posizione in mezzo Vinicius. Tiro ribattuto. Lobotka. Riceve palla Lucas Torreira.
Thank you.